CGIL, appalti e associazioni datoriali. Si cerca di risolvere una questione che sale alle cronache ogni giorno: corruzione e malaffare. Infiltrazioni mafiose, anche L'Aquila non è stata indenne da queste. Quando si parla di appalti, però, spiega la CGIL, non bisogna dimenticare anche gli appalti di concessione dei servizi. Laddove il personale, che per legge dovrebbe essere tutelato, viene invece sottopagato o non pagato. Noi con questa iniziativa puntiamo anche a mettere in evidenza la questione legata al lavoro in appalto, ossia cosa accade a quei lavoratori che poi sono legati ai fenomeni del cambio appalto, che se sono legati alle questioni legate al massimo ribasso, alla corruzione, eccetera, eccetera, diventa ancora più complicato quella che è la condizione materiale dei lavoratori. Noi in questo contesto cerchiamo di dire che è necessaria una legge di iniziativa popolare, in questo caso che stiamo promuovendo su tutto il territorio nazionale, che sia finalizzata a cercare di mettere una serie di regole che diano l'occupazione certa nei cambi appalto, evitare il fenomeno del massimo ribasso, ricreare la responsabilità solidale del committente e rendere più trasparente il sistema degli appalti. Proprio sul tema della ricostruzione si era parlato del fenomeno degli appalti vinti da ditte fuori regione, un mercato che tende al ribasso e poi porta soldi nelle tasche di altre regioni, stesso destino per la forza lavoro. Noi siamo tifosi di quelle imprese che rispettano le regole, che poi siano abruzzesi, fuori dalla regione o internazionali. Certo che è chiaro che in un contesto di sviluppo dell'economia del nostro territorio sarebbe in qualche maniera auspicabile che si faccia maggiore attenzione allo sviluppo e alla crescita di quelle che sono attività nazionali o comunque regionali in questo caso, per evitare che altre aziende, altri paesi depauperino anche il nostro patrimonio.